Sì, ma devo dire, io No, no, devo no. dire. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono tornato con Andrea e questa volta abbiamo una bellissima schermata. Non lo vedo. No, la Cioè. tua, nel senso la nostra che si vedeva. Ah, Vabbè, sì. comunque ragazzi, oggi porto Andrea a reagire ad un video di Diario Segreto. Non so in realtà se l'abbiamo mai fatto insieme, però credo che ci sia... Niente, dico, credo che ci divertiremo. Speriamo, Dai, quello. il titolo è L'unica ragazza in un centro di addestramento per maschi. Vabbè, comunque non posso parlare troppo alta voce perché io a casa mia c'è gente che dorme, a casa tua no, lo so, Io però. non è che siamo come. Ciao, io sono Rachel. Quando ero piccola, mio padre lavorava come capitano su una nave cargo ed era spesso in mare. Un giorno non è tornato a casa. No, ma l'ha abbandonata o è morta secondo te? Ah, quello di TikTok quando ci sono le navi grandi. Ma come ti è uscita? Non ci credo. E ci hanno detto che era scomparso. La mamma ha dovuto... Cioè, volevi mettere questa? Calma, cerca, non c'è Sì, fretta. sì. Finito da fare Io... Questa? io. Tutto cagato nel letto. Con le coperte tutto stretto. Dovuto lavorare sodo. Continuava ad aprire aziende diverse, ma fallivano tutte. Poco dopo Bitcoin non siamo va. rimaste senza risparmi. Non so che cosa Ma ci sarebbe sarà andato successo. maiale. Ma secondo te, ma a parte quello, ma cioè io la cosa che non ho mai capito, no? Ancora c'è sta cosa. Ma in Italia c'è ancora nel mondo qualcuno che utilizzi salvadanai? Cioè. Non è il nostro caso, mi sa. No, mi sa di no. Se non fosse stato Ciao per il signor Andrea, benvenuto Howard. insieme a tua Era un madre. vecchio Ciao, amico di come papà. stai? Dopo la sua scomparsa, il signor Howard veniva spesso da noi e ci aiutava. Ma alla fine abbiamo dovuto trasferirci in Europa per un po'. Brutta roba. Ma La mamma aveva trovato un nuovo lavoro. Mamma, posso cercare che faccia hai? un lavoretto part-time e aiutarti? Sono troppo Non concentrato. preoccuparti, Rachel, ci penso io. Un giorno mi ha invitata alla festa del suo ufficio. Tuttavia, c'eravamo solo noi. Bello. Sentivo un nodo Come allo le dita? stomaco. Perché ci stiamo aggirando in modo così furtivo? Secondo me la mamma non è dell'ufficio, vuole rapinare. Le domande lasciamole per Small dopo, steps, tesoro. big Poi result. mi ha ben... Sì. Data. Mi ha dato una mazza e mi ha fatto entrare in un ufficio. Rachel, davanti a te c'è una pignatta. L'ha rapita. Distruggila. Non mi sono Ah. mossa. C'era qualcosa che non mi tornava. Quando mi sono tolta la benda, ho visto il PC del suo capo. What the? In quel momento What? la sicurezza è Sì, entrata nel... tipo era quella, tipo allora la reazione, oh mio Dio, non ci credo. Si aspettano che reagiamo così. L'ufficio. C'era anche il capo della mamma e sembrava Aia. veramente... Eccomi, Steven arrivato. Basolari. Ti furioso? Non puoi stare qui. Ti ho licenziata. Ecco come ho scoperto. Ah, praticamente il capo aveva licenziato la mamma e voleva vendicarsi tramite la figlia Che distruggendogli il computer. Pensa che roba, quindi sta la facendo mamma morire aveva rubato dei però. Che soldi al suo gente, che c'è capo. al Chiamo mondo. manco le persone che divorziano, queste robe. Lui l'aveva licenziata e anche denunciata. Ecco perché stava cercando di vendicarsi. Ma prima di Ok. dirvi che cosa è successo dopo, mettete like al video e iscrivetevi al canale Così. di Diario Segreto. La mamma è stata costretta a Disastro. svolgere dei servizi socialmente utili. Come se Boia. non bastasse, aveva pure perso temporaneamente la mia custodia. Rachel, Madonna, sì. mi Che dispiace. stai facendo? Stanco, eh? Devo concentrarmi. Starai in orfanotrofio per un po'. Ma appena finisco qui ti riporto a casa. È meglio che ti sbrighi. In orfanotrofio, So che cosa? potevo sembrare un po' dura. Volevo bene alla mamma, ma per colpa del suo stupido piano ero finita in orfanotrofio ed ero davvero arrabbiata. Eh beh, diciamo che c'è anche Alla un curva. motivo, eh. Mi annoiavo a morte. E così ho iniziato a editare dei È giù di vlog. vlog. Eccoci qua. Eh oh. È La giù, bam. soluzione ad ogni no. Ragazzi, se vi annoiate, il vostro telefono vi può salvare. Registrate un vlog. E per Oh mio questo Dio, motivo, dobbiamo il salvare direttore Andrea. dell'orfanotrofio è diventato il mio peggior nemico. No, era contro YouTube, mi sa. Tutto è iniziato una Sì. notte quando è L'ho scoppiato il beccata. temporale. È andata via la corrente. I lampi illuminavano il cielo. What? Ho sentito un rumore strano. Ho guardato in corridoio e ho visto qualcuno intrufolarsi nell'ufficio del direttore. Chi è? Ha preso il telefono e ho Non avviato lo una so, è live. un'ombra. Ciao, Come una live? ragazzi. Credo che un ladro sia entrato nel nostro orfanotrofio. Ma Sei cioè, è diventato un fuori. influencer, boh. Andiamo a catturarlo. Ho aperto la Vai, vai. porta convinta di essere sul punto di risolvere il Caccia di crimine del fantasma. secolo. E invece, al posto di un ladro, ho visto il direttore. Schifo.
schifo. Dell'orfanotrofio. Che marcio. Ma stava mangiando il mangiare dei gatti. Stava mangiando una scatola di cibo per gatti. Che schifo. A quanto pare la moglie lo aveva cacciato di casa e... Tutto questo in live. Così stava vivendo nel suo ufficio di nascosto. Ops, che imbarazzo. Sembra Maccio Capatonda. Ma veramente? Rachel, mi hai umiliato. Trasformerò la tua vita in un inferno. Ma perché parla così? Ma da parte io con me Robert non parla così, Tuttavia, la mattina seguente mi sono dimenticata delle sue minacce. Il suo telefono? Perché succede? Così lo tiene. Sa una cosa assurda. Papà è venuto a prendermi in orfanotrofio. Sono diventata pallida come un lenzuolo perché credevo che fossi un fantasma. Pallida come un lenzuolo. E invece era vivo. Ho preso il telefono e ho fatto un video divertente per superare lo shock. Dipendente. Come state, ragazzi? Non crederete mai a quello che è appena successo. Ho incontrato mio padre, punto esclamativo. Mio padre è tornato dal regno dei morti. Dopo essermi ripresa dallo shock, papà mi ha parlato di un terribile errore che si era verificato anni prima. Si era perso in mare durante uno dei suoi viaggi e lo avevano dichiarato. Ah, già, è vero, è vero. Stato morto. So che tua madre è impegnata nei servizi socialmente utili. Per ora non diciamo a nessuno del mio ritorno, ok? Qui gatto ci cova. Certo, prima dovremmo prepararla a ricevere una notizia del genere. Papà mi ha portata a casa sua. Quando siamo arrivati ho notato che non viveva da solo. Vivo con due ragazzi, Rick e Noah. Lavoriamo sulla stessa nave. Loro si riposano qui tra un viaggio e l'altro. Oh, anche loro sono dei marinai? Esatto, ecco perché abbiamo degli orari prestabiliti. Ricorda, ci svegliamo alle 5. Facciamo qualche esercizio e poi a colazione mangiamo sano. Ehi, rallenta, sono finita in un campo di addestramento per marinai. Ma appunto poi. Ti prego, dimmi che stai scherzando. Questi ultimi anni sono stati molto duri e ho perso il senso dell'umorismo. Quindi non sto scherzando. Ah, giusto, prima che me ne dimentichi. Dovrai fare la lavatrice, pulire e cucinare. Eh? Diceva sul serio? Vi prego, c'è la schiava. Credetemi. E via, con porta chiusa. Papà si comportava in modo sospetto. Lo ricordavo affettuoso, ma ora mi sembrava scontroso e imbronciato. Questo o quello? Infatti, tu quale preferisci? Pillola blu o pillola rossa? Pillola blu. Dai. Poi ha detto che se ne sarebbe andato per un paio di giorni. E mi ha ricordato di pulire la casa e di cucinare per Noah e Rick. Ma quando se n'è andato mi sono sdraiata e mi sono rilassata un po'. Era stata una giornata davvero stancante. Volevo solamente riposare. Mi sono svegliata la mattina seguente e mi sono stiracchiata con calma. Ma... Eh? Non si cambia mai? No. Ah, ok. Non si può. Poi ho visto una cosa che mi ha fatta saltare letteralmente fuori dal letto. Una minaccia mirata. What the hell? Sulla mia porta era appesa una bandiera dei pirati insieme a un biglietto di Rick e Noah fissato con un coltello conficcato nel legno. Se entro questa sera non hai lavato le nostre cose e non hai cucinato, sei finita, mocciosa. Mi si è fermato il battito, ma mi sono anche arrabbiata. Papà mi aveva prelevata. Quando è troppo, Vata dall'orfanotrofio per trasformarmi nella loro domestica. Che cosa dovrei fare? Posso tornare in orfanotrofio? Il direttore mi detesta. Lo so, devo parlare con la mamma. Ho preso la bici e sono andata da lei. A quell'ora la mamma doveva essere nel parco a raccogliere l'immondizia. Lungo il tragitto ho pensato a un modo per darle la notizia. Ma mentre stavo per attraversare, una macchina mi ha tagliato la strada a tutta velocità. Ma tutta lei succede. Ma poi era una Urus, chi è la sfera? Sì. Ma mentre stavo per attraversare, una macchina mi ha tagliato la strada. Sì, è una Urus. Strada a tutta velocità. Ehi, bastardi! Chi vi... Che cosa ci fai tu? Cosa? Un falco pop è diventato. No, ma quando è quasi... La velocità. Ehi, bastardi, chi vi ha bastardi, chi vi ha dato la patente? Sapete che non si passa con il rosso? Poco dopo sono arrivata al parco e ho visto la mamma abbracciata al signor Howard. La mamma e il signor Howard. Non sapevo che fosse tornato in città. Mi sono avvicinata e ho chiesto loro che cosa stesse succedendo. Tesoro, il signor Howard mi ha chiesto di sposarlo. Così. Dopo il matrimonio ti porteremo a casa e vivremo felici e contenti. Non lo so, secondo me no. Mi prenderò cura di voi, Rachel. Che bella idea, il signor Howard era gentile. Mentre papà si comportava in modo strano e stava sicuramente nascondendo qualcosa. Ho deciso di aspettare il matrimonio prima di dire alla mamma che papà era ancora vivo. Mi sono congratulata. Vuoi vedere che tipo in realtà la mamma si sposa tipo le persone
per rubargli i soldi, poi le fa finire tipo sul lastrico. Secondo me il padre quello sta... Con la coppietta e sono tornata a casa di papà. Ero quasi arrivata quando ho visto Alex. Eravamo in classe insieme ed era il ragazzo più bello del mondo. Mi piaceva da sé. Ah, ti hanno messo dentro la storia, non lo sapevo, bello. No, ma guarda che è vero, cioè è una ripresa vera. Ah, sei tu quello, proprio così? Sì, l'altro giorno abbiamo fatto giù qua. Ok. Eccoli, avevo gli occhi a forma di cuore e stavo sbavando così non ho visto una macchina parcheggiata e mi sono schiantata. Era l'auto che era passata con il rosso. Sempre quella, una c'era in tutta la città. Tipi grandi e grossi sono scesi con aria minacciosa, cavoli. Questo sta per diventare il peggior giorno della tua vita. Hai rigato la macchina sbagliata, Rachel. Come cavolo facevano a sapere il mio nome? Mi si è ghiacciato il sangue nelle vene. Non sapevo che cosa fare, ma mi sono ricordata una cosa. No, questo è il peggior giorno della vostra vita. Vi ho visti stamattina e se non mi lasciate in pace ne parlerò nel mio blog. Dab, proprio. O meglio, andrò dritta alla polizia. Sono impalliditi e hanno indietreggiato. No. Sì, Andrea, basta però. Ha visto che cosa abbiamo fatto questa mattina? Non sono sordo, Rick. Aspettate un attimo, Rick. Noah? No, Ricca. Oh, Ricca. Erano i due tipi che lavoravano sulla nave di papà. Ecco perché sapevano il mio nome. Quei due cani rabbiosi si erano trasformati in due polli. A quanto pare Rick e Noah credevano che conoscessi un loro segreto. Perfetto. Malefica. Si sono finti preoccupati. Hanno guardato la mia bici e hanno promesso che me ne avrebbero comprata una nuova se avessi tenuto la bocca chiusa. Non preoccuparti per il graffio, non fa niente. Ma devi promettere che manterrai il nostro segreto. Un'altra cosa. Perché devo occuparmi della casa da sola? Non sono la vostra domestica. Non preoccuparti, faremo tutto noi. Da quel momento, quei due tipi spaventosi si sono messi al mio servizio. Hanno sbrigato tutte le faccende domestiche e la mattina seguente mi hanno accompagnata a scuola. E il mio piano era semplice. Avevano la macchina rossa, quante macchine hanno questi? Che lavoro è? Li avrei comandati a bacchetta fino al matrimonio della mamma e del signor Ward e poi me ne sarei andata. Che vita. E il giorno seguente a scuola io e Alex ci siamo studiati con timidezza. Oh, a 2 centimetri, la faccia. E poi lui mi ha dato una mela. Boia. Da parlare. Mentre si guardavano, tieni. Ma che gesto è? Sei la cosa più inquietante del mondo. C'è due che si fissano, un ragazzo, una ragazza si fissa dalla certa dalla tasca. Tieni una mela rossa, così. Vabbè. Questo è per te. Funziona, proviamo. Sono seduta. Sì, raga, provate, fateci sapere com'è. Ovviamente prendiamo le distanze da possibili schiaffi che vi daranno. Al banco e stavo per darle un morso quando qualcuno me l'ha strappata di mano. Prima è meglio controllare che non sia avvelenata. Non hai mai letto Biancaneve? Quelle voci. Mi sono girata. Cioè, questi andavano a scuola con lei. Erano piccoli, ma allo stesso momento guidano una Urus e una BMW. E lei non li conosceva? Beh. Io ho visto. Lavorano con suo padre questi. Questo Rick e Noah. Che cosa ci fate qui? Studiamo con te. Siete più grandi di me. Com'è possibile che vi abbiano accettati a scuola? Come se non sapessimo falsificare i documenti. Ti seguiremo ovunque per assicurarci che non dirai il nostro segreto a nessuno. Sì, un po' troppo, Ma da denuncia, secondo me, quasi, Comunque, questa mela è ok. Puoi mangiarla. No, grazie. Rick e Noah non stavano scherzando. Mi hanno seguita come due ombre. Non mi lasciavano da sola nemmeno per un secondo. Stavo impazzendo e ho passato la giornata con i nervi a fior di pelle. Ci credo. Poi Alex mi ha scritto per chiedermi se dopo scuola volevo fare una passeggiata. Non credo. Ovviamente ho accettato. Dovevo solo liberarmi dei miei bodyguard psicopatici. Ho cercato di scappare dalla finestra del bagno, ma Rick e Noah mi stavano già aspettando lì fuori. Bel tentativo, Rachel. Ma non ti lasceremo da sola. Lasciatemi andare. Ma sono dei rapitori, cioè qualcuno mi denuncia. Idioti, ho un appuntamento. Con quell'idiota di Alex. Ci prova con tutte le ragazze della scuola, non fa per te. Ho posto resistenza, ma Rick e Noah mi hanno trascinato alla macchina e mi hanno portata a casa. Volevo distruggerli, ma ero anche spaventata. Che cosa erano disposti a fare per mantenere il loro terribile segreto? Forse un giorno mi avrebbero rinchiusa in uno scantinato. L'unico modo per liberarmi di loro era scoprire il segreto e denunciarli alla polizia. Quella sera ho provato a fare i compiti, ma... Battuta così come se fosse una... Alla fine mi sono messa le mani nei capelli. Stupida matematica. Perché sei così difficile?
sempre colpa della matematica. Posso aiutarti io? Per mia grande sorpresa, Noah si è rivelato un tipo sveglio. Era bravissimo in matematica, non sono riuscita a evitare la domanda. Perché stai su una nave cargo come una specie di pirata quando... Perché probabilmente vende... Cioè... Questo è il classico comportamento da criminale. Come no? Vabbè. Scherzavo. Lo potresti andare al college. Non voglio rinunciare al mio lavoro. Ecco perché io e Rick stavamo facendo quella cosa. Che cosa stavate facendo? No, mi ha lanciato un'occhiata sospettosa e ho capito che si riferiva al segreto. Aveva capito che stavo mentendo. Mi sa. Quindi non hai idea di quello che stavamo facendo, vero? No, vi ho solamente visti passare con il rosso. Perché si parlano così? Non so niente. Perché si spaventa. Meglio così. È giusto che ne rimani fuori finché non sarà finita, ok? No, sembrava così serio e cupo che ho solamente annuito. Ora scopri che gli hanno ammazzato il padre, tipo l'hanno dato in pasta agli squali. Subito dopo papà è tornato a casa e ha detto ai ragazzi... E invece no, è subito bocciata la cosa. Sì che dove... Meno male, dai. Vive papà. Va a parlargli. Volevo sapere che cosa stava succedendo. Così mi sono nascosta e ho origliato. Rick, no, mi sono occupato di ogni cosa. Carica... Così, questo significa mi sono occupato di ogni cosa, le mani così. Faremo tutto stanotte e finalmente saremo liberi. Tenetevi pronti per mezzanotte in punto. Oh, devono fare un attentato. Mezzanotte in punto. Dovevo tenerlo a mente. Quando papà è entrato nella mia stanza e mi ha accarezzato la testa, ho finto... Così iniziano i film horror. Di dormire. Sì, Rachel, sì, scusami se non mi sono fatto vivo per tutti questi... Cosa? Ah, non sei... No. È una bajur, sì, quella... Anni, ma non ho intenzione di lasciarti di nuovo. Sogni d'oro. Mi ha dato un bacio sulla fronte e se n'è andato. Rick e Noah hanno sbirciato nella mia stanza. Ok, la mocciosa sta dormendo, non ci starà tra i piedi. Quando se ne sono andati, sono uscita di casa e mi sono nascosta nel bagagliaio. Ottimo. Mentre tipo, non lo so, il loro obiettivo è costruire un'autobomba e farla esplodere. Mi sa che sei fregata, eh. A mezzanotte papà ha detto ai ragazzi di salire in macchina e poi sono partiti. Quando... I cerchioni che marca sono? La macchina si è fermata, sono uscita dal tutte le marche. Bagagliaio con cautela e ho capito che eravamo al porto. Papà non... Chissà come ha fatto a capirlo. Noah e Rick stavano scaricando alcune scatole dalla macchina e le hanno caricate su una nave. Ma perché lo stavano facendo di notte? Cosa, non apriamo il baule? Ah no, ma era già sceso. Però come fa... Vabbè. Era troppo sospetto. Ho aperto una delle scatole e ho visto dei vestiti contraffatti. Ancora sento, sono quelli di Panda Bay. Sentono belli contraffatti, come dire. Ma l'hanno arrestato. Boh, hanno chiuso tutto. Pirati, una delle scatole è caduta per terra. Ho fatto un passo indietro e mi sono scontrata con papà. Era in piedi davanti a me. Noi siamo contro questa roba, eh. Noi spendiamo un sacco, fior di quattrini per i vestiti. Ragazzi, non comprate roba fake, per favore. Minaccioso e mi stava fissando. Rachel, ci stai spiando? No. No, è andata lì per una passeggiata e casualmente gli ha trovati. No, Rick, sono apparsi. Poi che mare c'è? Uno tsunami sta arrivando lì. Si è accanto a lui. Ho stretto il telefono e ho indietreggiato. Ha stretto, andate così. Non avvicinatevi! Oh, chiamo la... Che presa è, fermissima? Polizia! Tesoro, ascoltami! Ti do un minuto! Ma quello sta sorridendo. Che è successo alla tua cam? Quello sta sorridendo. Papà mi ha spiegato tutto di fretta. Molti anni prima lavorava per il signor Howard e trasportava il materiale per lui. Ma... Quanto pare i container erano pieni di gussi, vestiti contraffatti. Bello. Infatti, un giorno papà era stato arrestato ed era finito in prigione. Ecco dove era finito tutto quel tempo. Tre, il signor Howard l'aveva fatta franca. Il mio amico mi ha incastrato. Ma non era abbastanza per lui. È sempre stato innamorato di tua madre. Cioè l'ha incastrato e capito, gli ha rubato anche la moglie. Sì, sì. Porco due, zio. Quando sono finito in prigione, quel delinquente non ha perso tempo. Mi ha detto che ero morto e ha cercato di rubarmi la... Ma guarda come le... La moglie. Dopo essere stato rilasciato, papà voleva vendicarsi con il signor Howard. A quel punto ha incontrato Noah e Rick. Erano orfani e il signor Howard li aveva adottati. Ma in cambio dovevano vendere i beni contraffatti. Che schifoso. Siamo cresciuti e abbiamo deciso di non infrangere più la legge e di dare una svolta alle nostre vite. E quindi? Ma il signor Howard si è arrabbiato e ha detto che se lo avessimo lasciato sarebbe andato alla polizia. Così abbiamo deciso di unire le forze per farci giustizia. Abbiamo comprato della merce contraffatta e l'abbiamo messa di nascosto nella nave del signor Howard. Greve, per incastrarlo, ok. Ora dobbiamo solamente chiamare la polizia.
Io e Rick pensavamo che ci avessi visti comprare la merce contraffatta dalla mafia. Come fa? Cosa? Cioè, a sapere che non state solamente cercando di incastrare il signor Howard. Chiama e chiedi a lui e a tua madre di venire qui. Vedrai che dei due è il cattivo. Ho deciso che quella era un'ottima idea. Papà e i ragazzi si sono nascosti. Ho chiamato la mamma e le ho detto che ero nei guai. Qualche minuto dopo è arrivata al porto con il signor Owen. Comunque sai chi sembra lui? Rick Owens, sì. Infatti secondo me vedi che è ispirato a lui il personaggio. Rachel, che cosa ci fai qui? Diciamo che il fantasma di papà mi ha portata qui. Poi papà è uscito dal suo nascondiglio. La mamma è svenuta per lo shock, ma Noah l'ha presa al volo. Il signor Howard è diventato nero di rabbia. In realtà lo era già di capelli. Ma che cavolo? Perché non sei in prigione? Hai visto, tesoro? Ha sempre saputo che ero vivo. Ora sapevo che papà non stava mentendo. Ho chiamato subito la polizia. Gli agenti hanno perquisito la nave. Niente più stivali. Via, a casa. E del signor Howard lo hanno arrestato. Ha fatto una diretta. Dai, era una scena imperdibile. Di diretta così. Meglio di un film, vero ragazzi? Madre per terra. Guardate, la mamma si sta svegliando. Mi dispiace. Mi sono fidanzata con il tuo amico perché pensavo fossi morto. Ma che motivo è? Oh, va tutto bene. Andiamo a casa. Il cattivo è stato punito e la mia famiglia si è riunita. Rick e Noah erano minorenni quando il signor Howard li aveva costretti a lavorare per lui. Quindi? Così non sono andati in prigione. Finalmente ho deciso di uscire con Alex. Ma la nostra storia è finita prima che potesse iniziare. L'ho visto... No, si è fidanzato con Bloom delle Winx. Baciare un'altra ragazza. Rachel, non sei arrabbiata con me, vero? Andrea, ma che hai fatto? Oh no, tesoro, ma i miei fratelli lo sono. Ho schioccato le dita e Noah e Rick sono apparsi dietro di me. Quindi? Alex è scappato con la coda tra le gambe e noi tre siamo scoppiati a ridere. Ora siete liberi. Che cosa avete in mente di fare? Io andrò al college. Anche io. In che college vuoi andare? Sei un idiota. Almeno io sono bello. Ci prendiamo sempre in giro. Ma da quel momento sappiamo che qualunque cosa accada, ci saremo sempre l'uno per l'altra. Bello, dai. Cosa ne pensi di questa storia? Andata bene. Tutto bene quel che finisce bene. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Attualmente mi trovo in live, ma non so chi lo sa effettivamente, commentate se siete in questa live. Oggi torniamo con le reaction. Devo dire che mi sono innamorato del nuovo canale di Storie da Teenager, che poi tanto nuovo non è, visto che non fanno video da 700 triliardi di anni. Ma questo effettivamente non è un nostro problema. Fino a quando ci sono video a cui poter reagire, noi li supportiamo. Ed è proprio per questo che vi invito, sono il 6000esimo like, vi invito ad iscrivervi e a mettere like a questo video. Oggi vediamo un video incentrato sulla scuola, quindi non sono mai piaciuta alla mia prof di matematica e io devo dire che l'ho scelto per due motivi. Uno, perché appunto mi piacciono i video incentrati sulla scuola, e due, perché la mia prof di matematica odiava anche me. E non sto scherzando, alle superiori mi odiava a morte solo perché non studiavo. Nel senso, ci sta che magari non ti sta simpatico un alunno perché non studia, però mi sembra pure troppo odiarlo. Cioè, onestamente non so cosa ne pensate voi, ma vediamo che succede in questo video. Se la vostra prof vi odia? Sì, purtroppo è successo veramente. Vorrei dire di no, ma sì, la mia prof... Che voce ha, raga? Mi odiava a morte, ha fatto di tutto per renderlo chiaro. Ah, quindi proprio... Ho capito. Ah, io sono Lori. Ciao, Lori. Ho 15 anni e credo che si possa dire che mi distingo per il mio aspetto. Perché? La gente dice che sono carina. Non ho afferrato, vabbè. Ok. Comunque, quest'anno ho iniziato il liceo. Anche se mi sono iscritta a metà anno, perché per 6 mesi ho avuto la febbre ghiandolare. La febbre ghiandolare? Che sarebbe? Yep, avevo la temuta mononucleosi. Ah, oddio. Ok, praticamente, raga, ve lo spiego in breve. La mononucleosi sarebbe praticamente una specie di influenza veramente tanto pesante che vi fa gonfiare tipo tutte le cose della gola e non riuscite a parlare. A me era venuta una cosa del genere. Fortunatamente non era quello, perché mi sono fatto controllare. Però quando vi viene vi dura per un bordello. Ero così stanca di stare a letto a compiangermi. Sì, fa veramente male, ragazzi. Cioè, vi devasta.
Così quando il dottore mi disse che potevo tornare a scuola, ero al settimo cielo. Ci sta, giustamente. Ma non sapevo cosa mi aspettava. Perché? Il primo giorno ho dovuto mostrare a tutti i miei prof il mio certificato d'ospedale per spiegare l'assenza durante l'anno. Perché giustamente è tornata in classe e il professore non ha detto: ma questa chi è? Da due mesi che non viene, ce la siamo dimenticata, l'abbiamo pure tolta dal registro. Giustamente. Quando l'ho dato alla Aitken, la prof di matematica ha sorriso e detto: benvenuta, è bello vedere che stai molto meglio. Classica voce da prof, comunque, di matematica soprattutto. Le ho sorriso e l'ho ringraziata. E stavo per andarmene quando d'improvviso lei ha detto: mi scusi, lei è Lori Anneson? In che senso, scusa? La sua faccia era tutta strana e quando le ho detto che ero io, qualcosa in lei è cambiato. Cioè? Mi ha fissato con freddezza dicendomi di andare al mio posto subito. Ma come? Ma da che era gentile a che non... Ero un po' confusa sul suo comportamento. Ma perché tutti gli altri sono delle ombre? Ma ho lasciato stare. Ha una classe grigia. Cosa più importante era come potevo recuperare le lezioni. Beh, dopo tutto quel tempo, giustamente. Avendo perso 6 mesi di matematica... 6 mesi? Ero super indietro e non... ci credo! Non capivo nulla. Mamma ha dovuto assumere un tutor ed era un ottimo insegnante. Dopo 3 mesi ho finalmente recuperato tutto. Ok. Avevo un quaderno delle lezioni con un sacco di appunti all'interno. Quindi è riuscita a recuperare tutto. Io penso che mi sarei arreso e mi sarei fatto bocciare. Non seguite queste cose, ma è molto probabile. E ogni volta che non ricordavo qualcosa, lo guardavo. Ci sta. Bene, un giorno l'avevo sul mio banco e la prof Aitken mi sorprese a vedere gli appunti. No! Stai copiando? Non si può! Stai copiando? Non si può! È venuta verso di me, l'ha preso e l'ha sbattuto davanti a me. Greve! Era così furiosa che si è messa davanti la mia faccia dicendo: non portare mai e poi mai gli appunti di un altro prof. Gli sta sputando in faccia. Nella mia classe. Che schifo! Mi hai sentito? Ma gli ha sgraccato in faccia! Mentre lo diceva, un po' di saliva è volata dalla sua bocca finendo sul mio naso. Ero inorridita. Che schifo, io l'avrei dato uno schiaffo, credo. Che arrabbiata con me. Mi ha fatto un po' paura e ho pensato... Ma più che altro non capisco il senso, cioè c'è palesemente qualcosa sotto e qui l'abbiamo capito tutti, penso. Ma la cosa che alla fine non capisco è, cioè poverina, se quella ha perso 6 mesi di scuola, è normale che un attimino si deve riprendere e utilizza gli appunti. Ma invece, cioè poverina, si sta impegnando, piuttosto che dirle brava, cioè le metti in posto dietro le ruote questa? Certo che forse... Ma com'è? Era perché non ero brava in matematica come gli altri. Ho capito, ma non è che... Cioè, da allora non osavo portare il quaderno in classe. E quindi? Ma a volte facevo ancora fatica. Chiaramente, ti sei praticamente persa. Cioè, la scuola sono 9 mesi, raga. Se lei se ne è persa 6, cioè praticamente tutta la scuola si è persa. Così chiedevo alla mia compagna di banco aiuto. Okay. La prof mi beccava sempre a chiederglielo e mi metteva in punizione. Secondo me t'ha preso un po' di mira, Una volta ho starnutito troppo forte e mi ha messo in punizione. Cioè, ci credete? Mi infastidiva così. Cioè, l'ha messa in punizione perché ha starnutito? Ma che è un tiranno questa? Ma chi è? Tanto che iniziai a ribellarmi. Ci credo. Spesso dormivo alle sue lezioni. Ho davvero perso la voglia di fare bene. Beh, direi, ragazzi, molto spesso... Questa è una cosa che anche i genitori a volte non capiscono. Quando i figli, cioè noi, perdiamo la voglia di studiare, non è sempre solo colpa nostra. Perché se ci sono i professori che hanno 95 anni che ancora non li mandano in pensione e vengono a scuola per sfogarsi con gli alunni, ma è chiaro che uno non gli viene la voglia di studiare. Cioè io a scuola, penso ragazzi, poi ditemi se sbaglio, cioè vorrei un professore che mi stimola a studiare. Una persona giovane, magari di, non lo so, 25, 26, 30 anni. Comunque un ragazzo che c'ha voglia di fare e di insegnare. Non uno che c'ha 70 anni, che vive la vita come se fosse una sfortuna, che odia il mondo e si deve sfogare con quelli che c'hanno 80 anni in meno di lui. Cioè, secondo me... E non è tutto. Motivo per cui la scuola in Italia proprio Orfei si dovrebbe chiamare. Cercate il cognome Orfei e capirete perché la chiamo così. Un giorno avevo un vestito nuovo e giuro che ero proprio come tutte le altre ragazze di scuola. Ci sta. Ma la prof Aitken mi ha messo pubblicamente in imbarazzo. Cioè? Ah, ok, è successa anche a me questa cosa. Non sto scherzando. Facendomi alzare davanti a tutti dicendo: ragazze e ragazzi, Lori è l'esempio di chi presta più attenzione a ciò che indossa che allo studio. Cosa vuol dire?
dire. Non siate come Lorry. Ma poverina, ma l'ha mortificata davanti a tutti. Divo arrossire, volevo piangere. Lei era volutamente cattiva con me e non sapevo perché. Ma non ero quel tipo di ragazza. Io, a me mi è successa la stessa cosa con il professore di informatica, però chiaramente non farò il suo nome perché probabilmente perderebbe il lavoro. E non sto scherzando. Non solo ha insultato il modo in cui ero vestito davanti tutta la classe, ma ha insultato anche la mia famiglia. Però vabbè, lasciamo perdere, raga. Per farvi capire che non perché vi voglio fare la vittima, non per quello, ma perché voglio farvi capire che queste storie succedono veramente, perché sono capitate anche a me. Normalmente amavo studiare e non mi importava dei vestiti e scarpe. Sì, cioè, poverina, per una volta che si è preso un vestito, boh. Ma non potevo dire niente perché se avessi risposto mi avrebbe dato un brutto voto. Ho capito, ma tanto non è che cambia, eh. Ciò che peggiorava tutto era che lei era anche l'allenatrice delle cheerleader. Perfetto. E aveva il suo gruppo di cheerleader che la seguiva ovunque. Chiaro. Una volta ero in piedi nel corridoio a parlare con il mio amico Joe. Eravamo migliori amici da quando avevamo 3 anni e vivevamo nella stessa via. Ah, ecco perché. Quindi eravamo cresciuti insieme. Joe mi ha sempre... Che fighe ste amicizie, sono proprio belle. Ho aperto le spalle. Eravamo lì a parlare quando la prof Aitken e alcuni dei suoi studenti... Che cos'è, con gli scagnozzi si muove questa? Preferiti passarono di lì. Di colpo ho sentito una delle tipe dire... Oh, guarda che sorpresa! È Lorry che flirta di nuovo con un ragazzo. Ma stanno parlando, zii. Stanno parlando. Ma chi te l'ha detto? Poi Andrea già lo sai. Una delle altre ha detto... Davvero è così falsa? Vabbè. Cioè, usa la sua malattia per avere l'attenzione dei ragazzi. Ma non è vero. A parte che la mononucleosi è mega contagiosa. Quindi di base, se ce l'hai, non puoi andare manco con le altre persone. Che scusa è? Patetica. Non potevo crederci. Pensavo... Sì, è veramente tanto contagiosa, ma raga. Ma fossi sorda o cosa? Erano loro quelle false con i loro strati di trucco, pettegolezzi e drammi. Diglielo! Non mi importava che dicessero questo. Guarda come si arrabbia, Joe. Si sta arrabbiando, guarda come sta stringendo le cose. Ma quello che mi dava veramente fastidio era il modo in cui la prof rideva con loro. Cioè, questa dovrebbe essere una di quelle che dovrebbe educare i ragazzi, eh. E la sta bullizzando assieme ad altre tue vipere. Vabbè. Lui sta annuire con la testa, quindi era d'accordo con loro. Beh, sì, non c'era dubbio. Oh, sapevo che non andava bene e anche Joe lo vide. Beh. Era così furioso che mi prese la mano e disse che dovevamo denunciarla al preside. Sono d'accordo, anche perché secondo me ci ho pure perso tempo. Cioè, dopo giorni, settimane, cioè, secondo me, sai, io una pensatina me la sarei già fatta, eh. Però l'ho fermato e ho detto: lascia stare, sono ancora nuova qui. Ma cosa vuol dire? Non voglio causare drammi. Dovresti, visto che ne stai subendo palesemente uno. E comunque ho un piano. Gli ho sorriso mentre lo... Attenzione. Lo dicevo. La prof ha questa regola dove se squilla il telefono di qualcuno in classe deve rispondere in viva voce, compresa anche lei. Che vuol dire? Vabbè. Così quel giorno ho finto di urtare. Cioè, ovviamente uno scenario apocalittico che non capiterebbe mai, però dico, cioè non si sa mai, no? Parla mentre entrava in classe. Boh. E ho visto il telefono caderle dalle mani. Ok. L'ho preso subito scusandomi per la goffaggine. No. Ma allo stesso tempo ho messo l'audio mentre lei non guardava. Aia! Bella mossa questa! Bella! Un gioco da ragazzi. Avevo fatto in modo che Joe la chiamasse. Mio zio. Ma come fa ad avere il numero della prof? Vabbè, con i tempi che corrono ora ci avete tutti i gruppi. Sarebbe stato esilarante. Perché ha detto sarebbe? C'è un però in questa situazione? Ovviamente 5 minuti dopo il telefono squillò tutto aia il volume. Quindi devi rispondere col viva la voce. La suoneria era Single Ladies di Beyoncé e tutti scoppiarono a ridere. Ah, ora ho capito. Praticamente la professoressa è quella che dalle mie parti si chiama Schetta Arraggiata. E per chi non lo... ragazzi, voi che non lo capite, ve lo spiego molto semplicemente. Sono le classiche donne di mezza età single che purtroppo non hanno trovato marito perché sono... hanno in corpo più veleno dei cobra. E quindi praticamente sono delle donne sclerate, delle pazze scatenate, no? Da qui si capisce tanta roba. Ecco perché tratta così le persone. Ora! Lei ha dato di matto e ha preso subito il telefono per spegnerlo. Hai violato le regole. Fuori dal team. Fuori dal team. Non giochi più con noi a Fortnite. Mi dispiace. Ma Joe insisteva. Continuava a chiamare. Mio zio Joe, raga. Cioè, cuoricini... Io voglio questo video pieno di cuoricini viola solo per Joe. E tutti in classe le hanno ricordato la regola. Così non aveva altra scelta... Devi rispondere, prof! ...che rispondere. Così tu costringi gli altri. Beh,
Aspettate. Lei rispose e subito la voce di Joe riempì la stanza. Ma lui usava uno strano accento per sembrare più vecchio. Mio zio. Tesoro, non dimenticare l'incontro segreto di stasera nel nostro hotel preferito. Oh mio Dio. La prof sembrava... Oh mio Dio. Ma volesse morire. Disse... Chi sei? Non ti conosco. Sì. Poi Joe disse... Andiamo tesoro, cosa c'è? C'è tuo marito? Gli ha fatto credere che aveva che avesse l'amante. Bellissimo. Stava visibilmente tremando e disse: ha sbagliato numero. Certo. Ma Joe non si fermò. Oh, sei così carina. Ci vediamo stasera, baby. Preparati per una notte di fuoco. Secondo me stiamo esagerando, Ti potevi fermare comunque, Joe. Vabbè. Baby. A quel punto lei ha riattaccato e l'intera classe era in un silenzio di tomba. Ho dovuto mordermi la lingua per non ridere. Ho notato. Joe aveva superato se stesso. Mio zio. Tuttavia, non ci avevo pensato bene. Cioè? Perché un paio di giorni dopo, io e Joe stavamo per tornare a casa a piedi. Ok. Fu chiamato dal preside. Cosa? Andai con lui, ma non mi fecero entrare. Come ha fatto a sgamarlo? Devo vedere la signora Aitken nella stanza con il... Come ha fatto a sgamarlo? Il preside e Joe, in qualche modo, aveva scoperto che era stato lui a chiamarla. Come? E il preside disse che lo avrebbe espulso. No! E che i suoi sarebbero dovuti venire per un incontro l'indomani. Non ci credo. Oh mio Dio, era tutta colpa mia. Quando è uscito, sono corsa e ho iniziato a scusarmi. Ma lui disse... Non preoccuparti, sono stato io, è la mia responsabilità. Mio padre. Ero fuori di me dal Però giustamente, poverino. Sono di colpa e continuavo a dire... John! Come ha fatto a scoprire? Cioè, ma infatti l'ha chiamata con lo sconosciuto, c'era scritto... Tank known. No, è colpa mia. Sono io quella hashtag frigio, raga, che veramente. Dovrebbero espellere. Ma lui. In realtà la prof dovrebbero espellere, non voi due. Però vabbè. E neanche mi ascoltava. Bene, quella sera dissi tutta la storia ai miei. Piangevo mentre la raccontavo. E ovviamente erano arrabbiati. Ma certo. Anche di supporto. Ma esatto, ma i suoi genitori in tutto questo, cioè. Domani i genitori di Joe andarono alla riunione. Ok. C'erano il preside, il consiglio scolastico e certamente la prof Aitken. Madonna, che perfida. Per fortuna i miei arrivarono in tempo per interrompere la riunione. E adesso è qui che ci divertiamo. Nella stanza abbiamo detto la verità, che era ora. Ero stata malata e che avevo un tutor e per questo usavo il quaderno. Poi che la prof mi aveva trattato male ed era stata cattiva con me per tutto il tempo. E che ti aveva anche sputato in faccia, eh? Questo direi che lo sottolineerei io, non si sa mai. Dissi che l'incidente della chiamata era stata colpa mia e che Joe voleva solo aiutarmi. Giustamente. D'improvviso la signora Aitken si alzò e indicandomi disse: lo sapevo che eri tu, mocciosa viziata. Ma come? Dovresti essere espulsa. Ciò che è successo dopo è stato assurdo. Cioè? Mia madre saltò su e disse: come osi parlare così a mia figlia? Tu la odi perché è mia figlia. Fattene una ragione, Angela. What the f- Sono passati anni. Ma che... Bene, la prof corse verso mia madre e disse: sei una donna orribile e anche tua figlia. Ma che... Vi meritate a vicenda. Stava per afferrare mia madre, ma... Ma che sta succedendo? Mia madre saltò su e la fermò. Stanno facendo a botte. Non capivo cosa stesse succedendo. Tutti erano scioccati. E anche noi, Il preside sembrava perplesso. Poi ci ha detto di andare a casa e di calmarci. Non ho capito, raga. Cioè, la prof tipo era innamorata del papà di... Arrivati a casa, mia madre mi ha fatto sedere dicendo: se ti maltrattano devi dircelo subito. Sì, appunto. Fatelo anche voi, ragazzi, non aspettate. Non soffrire da sola, ok? Le dissi che stavo bene e che la scuola era fantastica. Bah. Ma poi mio padre mi ha interrotto. Perché guarda che qua c'è una questione in sospeso, Non è che facciamo finta di niente. Stai bene? Non me... Sentirci. Comunque sta ragazza ha delle voci incredibili. Ti prego scrivimi in privato perché ti faccio addoppiare qualcosa. Sei stata quasi espulsa. E mia madre disse: tesoro, calmati, non è colpa sua. Hai visto la sua prof? È un demone. Beh. Poi mio padre si è messo a ridere. Ero così confusa. Poi ha detto: cioè il padre è tipo Giga Chad, esatto. Oh sì, Lori, avremmo già dovuto dirtelo, ma la signora Aitken era a scuola con noi. Non è vero, zio.
Mi hanno detto che loro tre erano andati al liceo insieme. Non ci credo. E sia mia madre che la prof avevano avuto una cotta per mio padre. Non ci credo. Si diventarono nemiche giurate. Litigavano sempre e la prof Aitken era stata espulsa a causa di mia madre. Addirittura. Naturalmente mio padre non aveva saputo tutto questo. E quindi una volta che è stata espulsa sua mamma aveva via libera, no? Innamorato di mia madre. Wow, ora capivo il vero motivo per cui la prof mi trattava così. E infatti si collega anche dal fatto che all'inizio le chiese il cognome. Era ovviamente ancora arrabbiata con mia madre. Già. E quando aveva visto il mio nome non era riuscita a controllare la rabbia e l'aveva scaricata su di me. È schifosa. Mamma disse: Lori, tu assomigli proprio a me al liceo, siccome ero carina. Ma in realtà penso che sia proprio lo stesso personaggio senza rughe, letteralmente. Molte persone erano gelose. Poi si girò verso papà, sorrise e disse: vedo che Joe somiglia a tuo padre, dovresti stare attento. Azz. A quel punto io e mamma siamo potresti avere anche tu una nemica, eh? Scoppiate a ridere. Papà era senza parole. Indovinate un po', alla fine si è risolto tutto. Ditemi che l'hanno licenziata a questa. La prof è stata riassegnata a un'altra scuola. Godo. E io e Joe. Anzi, non godo, perché significa che farà guai ad altre persone. Siamo stati sospesi solo per 2 settimane. Ma sì, dai, ora 2 settimane di vacanza. 2 settimane di vacanza, c'è vai. Sicuramente una vera chimica tra noi. Finalmente il liceo sta tornando ad essere bello, eh. E meno male. Ragazzi, allucinante quello che abbiamo appena visto. Un colpo di scena che manco su Beautiful, manco su Terramara. Ci vediamo alla prossima. Ok, prof.